Inizia da Lecco la nuova avventura di Luciano De Paola sulla panchina della Pergolettese, uno stadio per lui familiare, visto che il tecnico gialloblu ha allenato anche la squadra lariana nella sua lunga carriera di tecnico. Per questa sfida che si ripete da ormai parecchi anni, la Pergolettese deve rinunciare a parecchi elementi. Mancano all'appello Ceccarelli, Duca, Ciccone, Ferrari, Scarpelli e Tosi, già previsti, ai quali si è aggiunto all'ultimo momento anche Scardina, vittima di un problema muscolare. La formazione quindi più che obbligata vede Ghidotti tra i pali, Candela, Lucenti, Bakayoko e Villa sulla linea difensiva, Varas, Panatti e Figoli a centrocampo e un tridente d'attacco con Bariti, Bortoluz che è costretto a tornare titolare affrettando i tempi di recupero dopo un mese e mezzo di assenza e Morello a sinistra.